adesso del tu, perché ormai penso che qui il clima cordiale nella tua Catanzaro. Era la prima partita che ti presentavi, si presentava io stavo da capolista, era importante confermarsi. La conferma c'è stata, però tanta sofferenza anche. Non volete neanche la sofferenza? Da qui alla fine sarà sempre una sofferenza. Ma è normale, me l'aspettavo, perché comunque chi affronta una squadra che sta in testa alla classifica, lo stimolo c'è sempre, per cui è sempre difficile riuscire a vincere partite in maniera facile. Infatti avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata dura, perché conosco l'ambiente, conosco anche l'atteggiamento di quest'ultimo Catanzaro, perché ho avuto modo di vedere le ultime due partite e l'ho visto in crescita, quindi era naturale e normale che questo avvenisse oggi. Però insomma, poi alla fine siamo riusciti a portare la partita a casa, la cosa che ci interessa di più. Ecco, Morero, come hai detto tu prima della partita, forse non era disponibile, ti ha dato di nuovo la disponibilità e insieme ad Atanasoff hanno giocato egregiamente. Noi stiamo praticamente abbiamo iniziato sempre in emergenza, voi lo sapete, continua questa emergenza, però credo che l'aspetto più importante sia quello di dare merito anche a chi va in campo e passa come una seconda linea, che non c'è, perché se ad oggi siamo dove siamo, il merito è soprattutto loro. È merito anche di chi porta un atteggiamento in campo come Morero, perché ci sta, vuole esserci in ogni gara, a qualsiasi tipo di condizione lui è presente, per cui questo fa anche da traino per gli altri, perché comunque è uno che è navigato, ha giocato in certe categorie, e vederlo in maniera così partecipe ovviamente è uno stimolo per tutti gli altri. Non si guarda i risultati, dei fatti oggi? No. Allora ti dico, no. Che Foggia lasciamo stare. Mi sembra non le piace la fascia di capoclasse a lui. Com'è? Non le piace la fascia di capoclasse, visto il pareggio del Foggia. Qual è la fascia? Questa è una sensazione che si ha, no? Vedendo lei quest'anno, è che state acquistando consapevolezza partita come partita, partita dopo partita, state probabilmente acquistando consapevolezza della vostra forza di essere in grado anche di vincere queste partite sulla carta difficile come quella di Catanzaro. Volevo capire se è vero, se è vera questo processo di apprendimento della vostra forza. Il nostro è un gruppo giovane che è iniziato giovane come vissuto, nato 3 mesi fa, e quando abbiamo iniziato la rosa non era neanche al completo, perché soprattutto nel reparto arretrato ci mancava tanta gente, poi siamo riusciti a sistemarci, e ovviamente questa consapevolezza non la puoi avere da subito, anche se era stata costruita una squadra per stare lì davanti e dare fastidio, come così è il nostro pensiero, al di là della fascia della prima in classifica, perché noi ci sentiamo ancora più più operai di prima, perché se uno vuole vincere il campionato deve passare attraverso questa partita, ma se non hai l'umiltà, la consapevolezza dei mezzi che hai, non ne vieni fuori. Credo che la partita che a noi ha dato un qualcosa a livello di consapevolezza sia la partita di Reggio Calabria, perché abbiamo giocato per una partita e mezzo, abbiamo fatto la partita, non siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo preso uno schiaffo e non ci siamo rialzati per quella partita. E con i ragazzi ho voluto lavorare a livello emozionale su quell'aspetto, perché può capitare qualsiasi cosa in una partita, se non hai la capacità di vivere anche l'aspetto negativo, difficilmente porti le partite a casa. E da lì noi abbiamo fatto un salto di qualità importante dal punto di vista caratteriale. Poi ovviamente la partita successiva, quella col Foggia, ha dato una consapevolezza in più, perché per tanti, quando noi abbiamo fatto risultato a Fondi, quando abbiamo fatto risultato a Monopoli, passavano per risultati facili, e poi insomma il campionato ha detto che non è facile andare a vincere da nessuna parte. Probabilmente ci si aspettava questo test col Foggia, e lì probabilmente siamo cresciuti a livello di maturità, e queste partite ti danno ulteriore forza sicuramente. E quanto c'è del desiderio di riscatto suo in questa, cioè dopo tutto quello che ha passato in questa? Ma io non credo di poter trasferire quello che ho dentro, perché non possono capire. Quello che posso fare è cercare di arrivare dentro di loro per far capire loro cosa hanno voglia e di che cosa hanno bisogno. Loro possono lavorare su loro stessi. Probabilmente se noi siamo in Lega Pro, qualcuno come San Domenico, che è passato da qui quest'estate, era attenzionato a qualche squadra di Serie B, è rimasto in Lega Pro, vuol dire che deve migliorare su qualcosa. Allora se mettiamo a nudo i nostri difetti, se mettono a nudo i loro difetti, possono lavorare per crescere sia a livello individuale che a livello di squadra, e questo credo che sia l'aspetto più importante da portare avanti. Un'ultima cosa, da catanzarese, quanto le dispiace vedere il Cerato così?
Ma io ho visto i container qui, però nella mia mente non avevo niente prima della partita. Vedevo tanti anni di passione con mio papà che accompagnava la squadra ospite perché lavoravo proprio in questo settore, e ho raccontato ai miei ragazzi quello che ho vissuto all'età di 10, 8, 13 anni, 12 anni, perché sono stato qua dentro a fine partita ad aspettare tutti i campioni che sono passati da qua. Ma io credo che Catanzaro ha la forza di rialzarsi, ha la forza per guardare avanti. Ovviamente questo non è un momento felice, però fate attenzione che non è che ci sia tanta gente in giro disposta a cacciare i soldi per una squadra di calcio, e quando c'è qualcuno che la tiene in vita non so se bisogna girargli le spalle. Io non voglio, non prendo le parti di nessuno perché non mi interessa, però quando ci sono degli errori, gli errori a mio avviso nel calcio sono a 360 gradi. Ovviamente chi sta all'interno, chi gestisce, deve vedere quello che accade per cercare di aggiustare la mira, però io non farei come lo struzzo che mette la testa sotto terra e fa finta di nulla. Va bene?